Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità nei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Salmo. Ti adoreranno, Signore, quelli che ti cercano. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ti adoreranno, Signore, quelli che ti cercano. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prosteranno tutte le famiglie dei popoli. Ti adoreranno, Signore, quelli che ti cercano. A Lui solo si prosteranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ti adoreranno, Signore, quelli che ti cercano. Lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Ti adoreranno, Signore, quelli che ti cercano. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva!» Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferta per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Ma tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta,
ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.